che gli ha detto il futuro è tuo, perché il ragazzo si farà e non ha neanche le spalle strette. Da un campo di volley all'altro, da una pista a uno stadio, una lunghissima estate in cui sembra che l'inno nazionale non abbia mai smesso di suonare. Lo avevamo ascoltato appena 2 settimane fa, ancora la pallavolo, le ragazze sul tetto d'Europa. La magia dei 70 giorni più incredibili, l'inizio di tutto a una data e un luogo, 11 luglio, Londra, c'è Berrettini che infrange un tabù lungo 144 anni, un italiano in finale a Wimbledon, Djokovic imbattibile, ma il tempio del tennis si entusiasma per il campione italiano. Sembra il culmine della festa e invece no, poche ore dopo gli azzurri espugnano un altro tempio londinese, Wembley, finale degli europei, contro i padroni di casa, alla fine lo stadio si illumina con il tricolore. Non basta, la festa riprende molti chilometri più in là. Vitali! Le Olimpiadi, cominciate benino, sono un crescendo. 40 medaglie e 5 ore nell'atletica non si erano mai visti. Scatti, salti, abbracci e pianti che uniscono il paese e fanno la storia. E chi l'ha detto che basta così? Paralimpiadi, 69 medaglie che commuovono, l'urlo di Bebevio e ancora quella pista di atletica. Ce n'è per tre, storica, storica tripletta! Volare! Podio tutto tricolore, campionesse che cedono la corona alle più giovani in un lungo passaggio di testimone, da una gara all'altra. Solo questione di giorni, tocca a Filippo Ganna, l'oro olimpico non gli basta, ai mondiali pedala così forte da prolungare questa estate magica. Ancora podio, ancora il nostro inno. Sarà finita, chi può dirlo?